Salve a tutti, in questo video torniamo nuovamente a parlare di un'apertura di scacchi, in particolare di un'apertura che avevamo già trattato in alcune delle sue varianti che francamente veramente molto comune sulle scacchiere, ossia il gambetto di donna. Abbiamo visto alcune sue forme, sia la difesa slava che quella ortodossa, che la semislava in precedenti video, e abbiamo forse derubricato un po' troppo presto, viceversa, la variante del gambetto accettato. Perché abbiamo detto che in qualche modo, tipicamente, se poi il nero vuole tenere per forza il pedone in più, diciamo, ci rimette o riperde materiale o posizionalmente o addirittura perde direttamente la partita. Però in realtà questa può essere anche un'arma del nero per uscire un po' dal seminato, siccome spesso per molti questa variante non è molto ritenuta buona per il nero. Guardarsi che un bianco un po' troppo superficiale possa commettere l'errore di sottovalutare questo tipo di apertura. Bene, diamo quindi intanto un'occhiata a cos'è il gambetto di donna, che inizia con queste tre semimosse, D4, D5, pedone C4. Quindi il bianco prova ad attaccare il centro dal lato con questa spinta. Okay. Questo è chiaramente un pedone in presa perché il nero può catturarlo, e se lo cattura si entra direttamente nel gambetto di donna accettato. Ora, questa cattura il nero la può fare subito o anche in un secondo momento, però se aspetta troppo il bianco tipicamente avrà modo di aprire questa diagonale e potrà ricatturare il pedone con l'alfiere, quindi di conseguenza perdendo meno tempo. In certi casi si può quindi supporre che nero possa far bene a catturare subito, ed è proprio quello che vedremo in questo video. Ora, ci sono vari video di trappole relative al gambetto di donna accettato, in cui se il nero prova a difendere a tutti i costi questo pedone, per esempio con la spinta B5, vedremo che il bianco può smontare tutto rispondendo a 4. Difatti, se questo pedone cattura, la struttura pedonale del nero si frammenta e cade subito C4. Se prova ulteriormente a difenderlo può cadere in ulteriori problemi, perché sulla spinta A6 c'è questa cattura e ora il pedone è inchiodato. Alternativamente sulla spinta C6 c'è sempre questa cattura e è lo stesso il pedone inchiodato, perché se il nero prende segue questa donna F3 che va a papparsi da toro o qualche altro pezzo che il nero può metterci nel mezzo per parare questa minaccia. Quindi diciamo che è proprio fuori discussione tutto ciò. Ok, però il nero può reagire diversamente e soprattutto reagirà diversamente in funzione delle mosse che farà il bianco. Ora, se non si vuole giocare questo gambetto accettato, si rifiuta, e tipicamente il modo per rifiutarlo è con la spinta o C6 o E6 entrando nella slava, nell'ortodossa, oppure se fatte entrambe in rapida successione nella semislava. E questo, volendolo, potete vedere già in altri video che sono presenti sul canale. Comunque, vediamo che succede proprio su questa cattura. Allora, che opzioni ha qua il bianco? Ha fondamentalmente tre opzioni principali. A parte quella donna A4 scacco, che va subito a recuperare il pedone, però lascia allo stesso tempo la donna un po' esposta. E difatti qui il nero può difendere in qualche modo spostando il cavallo e l'alfiere. La donna andrà poi a catturare in C4 probabilmente, e rimane in una posizione questa donna piuttosto esposta, che favorirà ulteriori contrattacchi del nero che gli fanno guadagnare, che fanno perdere tempi al bianco. Quindi questa variante tipicamente non è considerata tra le migliori e permette al nero di pareggiare la posizione piuttosto in fretta. Viceversa, le altre opzioni che ha a disposizione il bianco sono o cavallo F3, diciamo quelle più sensate, o E3, oppure E4. Queste tre mosse evidenziate in verde. Partiamo quindi dalle due mosse che ha qui il bianco, che sono un po' meno ambiziose, che sarebbero cavallo F3 e pedone E3. Perché sono meno ambiziose? Perché il bianco con la spinta E4 viceversa otterrebbe un grosso controllo del centro con due pedoni. Però ovviamente non è tutt'oro quel che luccica in nessuno di questi casi, e vediamo perché, cominciando con
la variante cavallo F3. Quindi per il momento il bianco non va a attaccare questo pedone, tuttavia ancora il nero non ha l'opportunità di cercare di difenderlo, perché lo stesso arriva alla spinta a 4. Anche qui prima o poi il bianco riesce a destabilizzare questa struttura e o a riguadagnare il pedone o a ottenere una grossa compensazione posizionale. Per cui cosa può fare viceversa qua in nero? L'idea è quella di predisporsi, come in altre varianti di questo gambetto accettato, per la spinta in C5. E vediamo quindi come funziona, perché qui si può giocare cavallo F6. Intanto qui è importante, perché siccome il bianco non ha giocato E4, è bene che non possa giocarlo dopo. Quindi in questa mossa sicuramente ha la sua logica, si impedisce una delle mosse che permetterebbero maggior guadagno posizionale all'avversario. E qui ora, non potendo più giocare E4, tipicamente il bianco dovrà recuperare questo pedone, non può farlo agevolmente con la donna come abbiamo visto, quindi dovrà probabilmente giocare E3, a che segue semplicemente E6, e il nero si è aperto la strada per questa spinta. Appunto, alfiere per C4 recupera il pedone, pone l'alfiere in una diagonale che per il momento non impaurisce, anche grazie alla spinta del pedone E6, e qua arriva la spinta C5. A che serve questa mossa? Serve per contrastare il forte centro del bianco, perché come vedete in questa apertura effettivamente l'aver accettato il gambetto comporta che il bianco abbia due pedoni centrali contro il singolo del nero, e questo strategicamente è un vantaggio. Quindi ovviamente il nero deve cercare di provare a rimuovere questo vantaggio che al momento ha il bianco, e questa è una buona mossa perché innanzitutto il pedone è difeso, e tipicamente qui il bianco non vorrà mai catturare con D per C5, perché permetterebbe al nero di cambiare donne e lasciare il re bianco al centro, cosa che richiederà dei tempi da perdere per il bianco per poterlo togliere di mezzo e eventualmente sviluppare le torri. Inoltre, ovviamente una posizione così non è mai completamente sicura per il re bianco fino a che non si è spostato, e strategicamente questa è una cosa che può avvantaggiare il nero, che poi va subito a recuperare il pedone che ha al momento in meno con alfiere per C5, e qui dovrebbe avere una partita piuttosto tranquilla, potendo velocemente arroccare e portare la torre altrettanto velocemente al centro. Quindi per questo motivo ovviamente la posizione per il bianco non è che sia molto promettente in questa variante. Quindi si cerca di evitare di catturare con il pedone D, il pedone C. Quindi cosa può fare il bianco? Intanto togliere il re di mezzo. Questo ora permette alla torre di difendere la donna, quindi il bianco potrebbe anche permettersi di catturare in C5. Però a questo punto arriva il nero che anticipa e gioca C per D4, togliendo uno dei due pedoni forti che il bianco aveva al centro. Ok, quindi limitandone il controllo stesso del centro, e questa è già una buona cosa. Ora, qui che si può fare? Ci sono varie opzioni, però in ogni caso il bianco va a accettare qualche compromesso, perché per esempio se cattura di cavallo si mantiene una struttura pedonale intatta al bianco, qui il nero non ci può fare niente su questo cavallo, però ora il cavallo da questa posizione non controlla più il centro, perché attacca case diverse dalla casa E5 e D4 che controllava prima, e in più può essere facilmente scacciabile in vari modi. Quindi è un cavallo che ha già mosso due volte, se il nero lo va a minacciare potrebbe costringerlo a muoversi ulteriormente o a essere cambiato, cosa che porterebbe uno svantaggio strategico per il bianco tipicamente. Quindi qua che si può fare? Intanto cercare di rintuzzare la possibilità che ha il bianco di venire su queste case, perché ora questa diagonale evidenziata a rosso effettivamente è un po' debole per il nero, ma con questa manovra non ci sono davvero problemi. E qui una delle poche armi che poteva avere il bianco per poter attaccare in fretta non funziona, ma non perché qui si possa spingere B5, perché in questo caso semplicemente il bianco può prendere visto che questo pedone è inchiodato, ma perché su questa minaccia si può rispondere tranquillamente con alfiere D7 senza che il bianco possa interporre niente per continuare eventualmente l'attacco. Qui l'unica cosa ovviamente è ritirare la donna, che fa perdere tempo al bianco. Ok, quindi il bianco che come altro può prendere questo pedone? Ovviamente non può essere lasciato lì. Se viene ripreso di donna, il nero cambia semplicemente. Qui
o si ricattura di cavallo con i problemi che abbiamo visto prima, altrimenti si ricattura di pedone. E cosa succede qui? Succede che il bianco ha un pedone isolato, quindi difficile da difendere. Potrebbe tentare di spingerlo qualora fosse possibile, però la casa D5 sarà facilmente controllabile dal nero, quindi questa spinta è, insomma, difficile da ottenere per il bianco con successo. Inoltre, avendo cambiato le donne, la posizione si è semplificata molto. Di solito l'avere un pedone isolato e bloccato da pedoni avversari è una debolezza man mano che gli eserciti diminuiscono di grandezza sulla scacchiera. Per cui di solito questo può essere un problema, specialmente senza le donne. È per questo motivo che forse la manovra migliore che può fare il bianco qui è accettare subito il cambio e cercare in tutti i modi poi di spingere il pedone D5 per eventualmente cambiarlo su E6, soprattutto ora che il re nero è ancora al centro. Però per il momento questa avanzata è impossibile e il nero ha tutto il tempo di ripararsi. Infatti qui si può seguire semplicemente alfiere F7 che prepara l'arrocco. Cavallo C3 controlla ulteriormente la spinta, ma il nero ha già tre difese, quindi quelle del bianco non sono sufficienti. Arrocco, e qui il bianco può continuare lo sviluppo, un torre 1, però anche il nero va avanti, è un cavallo C6. Il problema è che il bianco difficilmente può aggiungere un altro difensore a questa casa e non avrà mai, per almeno per il momento, successo con questa spinta. Qua può seguire a 3 per impedire cavallo B4 e eventualmente favorire anche la spinta B4. B6 e risolve l'unico problema che ha il nero, che è dove piazzare questo alfiere, che probabilmente potrà essere messo tranquillamente in fianchetto in B7 e poi giocare una partita più che tranquilla. Vediamo viceversa che succede se invece di cavallo F3 il bianco prova a giocare E3, e questa è una mossa che viene giocata spesso perché lascia l'opportunità subito all'alfiere di attaccare il pedone e lascia anche questa linea per la donna di attacco, e che rende possibile quindi la trappola del pedone dorato, come abbiamo già detto in precedenza. Però è una spinta poco ambiziosa perché il bianco non conquista completamente il centro da subito. Quindi come può giocare qua il nero? Semplicemente si cerca la stessa tecnica, ok? Viene giocato quindi cavallo F6, poi si giocherà E6 e tipicamente sarà possibile giocare questa spinta C5. Quali altre alternative ha il nero? Per esempio, potrebbe pensare di giocare B5, ma qui c'è i soliti problemi dopo A4, come al solito la struttura pedonale del nero non regge alla lunga. Alternativamente, potrebbe pensare di giocare subito E5, cercando di sfruttare questa pseudo-inchiodatura, soprattutto per il fatto che il bianco non ha giocato cavallo F3, però in questo caso il bianco prende e per D4 e si prosegue con E per D4. Ancora una volta il bianco si trova con questo pedone, però in questo caso non c'è più E6 che ne bloccava l'avanzata, quindi è un po' più facile da gestire. Inoltre la donna è ancora in gioco, pertanto diciamo ha meno problemi il bianco a difendere questo pedone isolato avanzato. L'altra alternativa di catturare con la donna viceversa è peggio perché il nero semplicemente cambia e dopodiché può partire con l'attacco, per esempio un cavallo C6 che minaccia anche cavallo B4, insomma più difficoltà ovviamente a reggere questo pedone in questo caso, anzi si può dire che forse il nero è anche addirittura in vantaggio. Quindi E5 può essere sicuramente una risorsa, però permette comunque al bianco di ottenere una posizione non così sfavorevole sicuramente. Altre opportunità potrebbe essere alfiere E6, se uno vuole provare a difendere strenuamente questo pedone, però al solito questa mossa non si può guardare perché blocca il pedone, quindi ostacola, diciamo, fortemente le mosse che può fare il nero per svilupparsi. E qui il bianco potrà giocare mosse che vanno anche a minacciare cose abbastanza pesanti, oppure sviluppare tranquillamente, mentre il nero arrancherà decisamente in questa fase della partita. Ok, comunque, bando alle ciance, vediamo viceversa che succede su cavallo F6. Cosa può giocare qui effettivamente il bianco? Ovviamente giocherà alfiere per C4, deve recuperare il pedone
E qui arriva la spinta e6 e francamente dopo qualsiasi mossa più o meno si potrà giocare c5, è abbastanza impossibile impedire questa avanzata e quindi si ricade fondamentalmente per trasposizione la stessa variante che avevamo adocchiato prima, quindi con i vari pro che il nero avrebbe a disposizione. Pertanto per concludere non ci resta che guardare l'ultima opzione che ha a disposizione il bianco, l'ultima opzione più sensata che ha a disposizione il bianco, che è la spinta e4. Il bianco quindi si crea questo forte centro di pedoni. Come può reagire qui il nero? Ora ci sono anche qui varie opzioni, di cui probabilmente la più ambiziosa è direttamente la spinta c5, e vedremo perché. Però prima analizziamo le altre. Allora, uno, la spinta e5, che è atta a cercare di far fuori subito questo pedone. Il bianco difficilmente potrà catturare, perché arriva il cambio di donne e il re rimane al centro. Però può giocare cavallo f3, che sviluppa e difende questi punti e contrattacca soprattutto e5. Quindi se il nero non fa niente qua, poi perde il pedone, per cui dovrà mangiare. Segue alfiere per c4, quindi il bianco mantiene buona pressione su questo pedone. Inoltre minaccia cavallo e5 e poi ci sono seri problemi forse su f7. Per cui qui è consigliato giocare cavallo c6, che va a ridifendere e impedisce l'avanzata dell'equino avversario. Il bianco arrocca. E qui però il nero ha qualche difficoltà, perché questo pedone D non è isolato, però sarà difficilmente difendibile per il momento con il pedone C, che è l'unico che lo può affiancare. Pertanto dovrà tenere un po' d'occhio quello che succede su questo pedone centrale, che potrebbe cadere vittima degli attacchi dell'avversario, quindi c'è da fare un po' effettivamente di attenzione al riguardo. E l'altra opzione non è E5, ma è cavallo F6, anche se sembra un po' rischiosa, perché cosa si permette qui? Si permette al bianco di giocare E5, cavallo D5, quindi questo cavallo si ritrova in una specie di variante simile a quella della difesa di Ekin. Segue alfiere C4. E ora si può provare a rimandare un po' l'alfiere al mittente con cavallo b6, alfiere b3 e si prosegue con cavallo c6. Quindi il bianco ottiene un maestoso centro, il nero prova a rintuzzarlo con questi cavalli. Se uno è abbastanza abituato alla difesa di Ekin, magari può anche entrare in una posizione del genere, però questo forte centro del bianco effettivamente un po' preoccupa. Comunque andiamo a vedere forse quella che è la variante più plausibile che può giocare il nero, è questa spinta immediata c5. Ora, il pedone non è difeso direttamente dall'alfiere come in precedenza, però allo stesso tempo il bianco non è che lo possa prendere così a cuore leggero, perché arriva sempre il cambio delle donne con un re che si trova bloccato al centro. E ora può giocare e5 e riminacciare immediatamente questo pedone. Quindi ricordiamo che qua i pedoni sono pari, se il bianco prova a prendere in c4 il nero si rifà e quindi la posizione resta comunque pari, completamente simmetrica. Il bianco ha perso semplicemente il diritto di arroccare. Questa è una grossa penalizzazione strategica. Quindi questo pedone non può essere preso dal bianco. Che altro può fare? Qua probabilmente la cosa migliore per il bianco è spingere in d5. L'altra alternativa potrebbe essere giocare una mossa come cavallo f3, che va a difendere il pedone. Però qui il nero prende direttamente e possono seguire una serie di cambi. Abbiamo detto, se il cavallo prende va poi a stare in una posizione piuttosto difficile, perché questo cavallo rischia veramente di essere scacciato, per esempio semplicemente con e5, dopodiché è plausibile che il nero possa cambiare le donne. C'è da stare un po' attenti alle varie varianti, ma non vedo grossi vantaggi per il bianco. Per cui presumibilmente si potrà riprendere di donna, a cui segue il cambio delle donne, cavallo per d4, e qui cavallo f6, ancora una volta il nero si disinteressa di difendere questo pedone, però contrattaccando, per cercare di mantenere un vantaggio. Segue e5, cavallo fd7, con idea di rifarsi su questo pedone o di andare a fortificare in modo abbastanza più solido il pedone di vantaggio che ha al momento. E qui l'unico modo per cercare di mantenere un po' di vantaggio è cavallo b5, con questo doppio
in arrivo, ma non ci sono problemi perché viene difeso con un cavallo a 6. Quindi Nero si è un po' barcamenato, sta sviluppando in modo non proprio ortodosso, però allo stesso tempo anche il bianco è un pochino fermo sui nastri di partenza. Quindi questa potrebbe essere anche una variante plausibile per il nero. Però di solito il bianco la cosa migliore che può fare qua è spingere di 5. E sembra che possa ottenere un fortissimo centro, però in realtà non è proprio così, perché qua segue cavallo F6 con minaccia immediata di questo pedone, quindi il bianco non ha proprio tutto il tempo di questo mondo per catturare il C4. Difficilmente potrà perdere questo pedone, perché poi gli resta un pedone D5 che è difficile da digerire difensivamente parlando. Per cui cavallo C3 va a difendere e qua arriva la spinta B5. Altro pedone dato in sacrificio, che però per il momento va a difendere C4, che quindi non è più minacciato dall'alfiere, e magari si prepara a minacciare pure B4 per scacciare questo cavallo e forse far fuori i pedoni al centro. E cerchiamo di capire però perché qua non ci può stare cavallo per B5, perché semplicemente arriva a donna 5 scacco. Unico modo per non perdere materiale è cavallo C3 e poi segue cavallo per E4, perché il cavallo è inchiodato sul re. Quindi il bianco ha perso uno dei pedoni della coppia centrale e con esso la stabilità stessa della coppia. Quindi su B5 probabilmente la cosa migliore da fare per il bianco è continuare a sviluppare con alfiere F4. E qua il nero può semplicemente giocare anche roba come donna A5 andando a inchiodare il cavallo. E in ogni caso pare mantenere forse anche il pedone di vantaggio, la posizione non è proprio delle peggiori. L'altra alternativa che aveva il bianco magari era E5, ma qui arriva subito la spinta B4 a rendere utile la presenza di questo pedone portato in B5 subito prima. E quindi qui il bianco prova a prendere, segue B per C3, quindi il nero rende parfait focaccia. Al momento tre pedoni impedonati fanno un po' schifo, ma allo stesso tempo, insomma, questa struttura non è che reggerà poi particolarmente a lungo. Qui che si può pensare di giocare F per G7 andandosi a minacciare la promozione, però arriva alfiere per G7 che contemporaneamente difende il pedone. Quindi questa non va bene per il bianco. Che altro può fare? Anche se prende al centro non è un grosso problema, perché arriva alfiere per E7. Sempre il problema di questa cattura, quindi se qui B per C3 arriva alfiere F6, nuovamente ci sono problemi su questa diagonale per il bianco. Quindi insomma la posizione non è così facilmente gestibile. Qui il nero direi che sta decisamente bene in ogni caso. Ok, quindi direi che per questo video è tutto. Quindi morale della favola: se volete potete sfruttare quest'arma del gambetto di donna accettato anche come una sorpresa per l'avversario, che magari non se l'aspetta, e comunque una sorpresa che può portare delle armi anche per il nero per entrare in delle partite che magari sono non così pessime come insomma i più vorrebbero intendere. Ok, grazie per la visione, quindi ci vediamo al prossimo video, a presto. Ciao ciao!